appeso, cioè il video sui consigli per entrare a medicina. Cioè, volevo chiacchierare un pochino con voi, darvi qualche consiglio, farvi vedere i libri che ho utilizzato per prepararmi per il test di medicina 2015, perché molti di voi me l'hanno chiesto, visto che hanno saputo che sono riuscita a entrare. Molti di voi, in visione del test dell'anno prossimo, mi hanno chiesto se potevo girare questo video. È proprio non, cioè, non mi sto ponendo come guru fantastico di riuscire a entrare, no, ci riusciamo in abbastanza, e è più per darvi qualche consiglio, per chiacchierarci un po' su. Prima di iniziare, anche se il video non è per niente una cosa make-upposa, però ci sta una cosa make-upposa in ogni video, se siete curiose, questa è mia mamma che parla col cane. Se siete curiose, il rossetto che indosso è Across the Universe di Nabla, che pensavo non mi piacesse, invece stamattina l'ho messo e dopo tipo un'ora che ce l'avevo su, l'ho riguardato e ho detto: Dio, ma è bellissimo. Va bene, allora, dopo questo sproloquio, possiamo iniziare. Ho preso appunti, ovviamente, perché il tema, anche se lo voglio trattare in maniera abbastanza tranquilla, diciamo in maniera molto semplice, in realtà è un tema abbastanza importante. Mi dispiace non aver potuto fare questo video per, diciamo, in tempo per il test alla Cattolica, perché l'anno scorso provai a fare anche quello lì e non vi dissi niente perché non so, meglio tenermi per me queste cose. Poi infatti anche di medicina ve ne ho parlato, soprattutto dopo che ero riuscita a passare. E mi dispiace non aver fatto in tempo per la Cattolica. Io spero che sia andato bene a quelle di voi che l'hanno provato quest'anno. Fatemi sapere qui sotto. Comunque, quello della Cattolica è un test diverso rispetto a quello di medicina nazionale. Io oggi parlerò con voi di medicina nazionale. Ho deciso di impostare il video, diciamo, in quattro punti fondamentali, che sono il test, come funziona, come è fatto, come è strutturato, come prepararsi al test, quindi i miei consigli, alcune chicche che vi volevo dare. Qualche consiglio una volta riuscire ad entrare e qualche consiglio per chi non dovesse riuscire ad entrare, perché c'è, comunque ci sono anche altre cose che si possono riuscire a fare, diciamo, non per passare lo stesso anno, però per salvarsi gli anni dopo. Iniziamo subito. Allora, il tipo di test. Intanto quando è? Di solito è a settembre. Io ho cercato, quello 2016 dovrebbe essere il prossimo 6 settembre. Le modalità di iscrizione, ora io non le ricordo con sicurezza, però dovete iscrivervi. Mi sa che se siete della Sapienza, direttamente dal sito della Sapienza. È un po' un macello. Preparatevi, se io sono iscritta alla Sapienza. Un macello già da un paio di anni, perché già mi ero iscritta a cose precedenti per, diciamo, corsi, cose così della Sapienza. Veramente il sito della Sapienza è un casino, secondo me, io non ci capisco niente. Comunque il mitico InfoStud. Mettetevi lì, armatevi di tanta pazienza, seguite le istruzioni che trovate su internet e iscrivetevi. Credo che le iscrizioni siano aperte fino all'estate, quindi non c'è problema per questo. Come è strutturato il test? Allora, il test si compone di 60 domande. E ogni domanda ha 5 opzioni, di cui voi dovete scegliere soltanto quella giusta. Ecco, per esempio, di solito è un po' più complicato perché di solito sono 4 le opzioni, come poi vedrete anche all'università quando farete i test. Se non mi sbaglio, sono sempre 4. Lì sono 5, di solito ce n'è solo una giusta. E come si divide? Allora, sono 20 domande di logica, 2 di cultura generale, 18 domande di biologia, 12 di chimica e 8 tra matematica e fisica. Qualche consiglio sul test proprio in sé. Allora, intanto vi dico, non rispondete a tutto. Io sono passata con un voto che non era altissimo, però era abbastanza alto, era sotto il 40 se non sbaglio. Comunque era abbastanza alto, tipo 36. Però ragazzi, io veramente c'ho il vuoto, quindi potrei sbagliarmi. Che era un voto comunque non altissimo, però abbastanza alto per essere quasi sicura di essere entrata da qualche parte, perché poi ogni università in graduatoria ha i suoi voti diciamo, di limite entro cui tu puoi entrare. Però perché sono stata stupida effettivamente, cioè io ho risposto a tutto, ho cercato di rispondere a tutto, visto che il test è fatto in modo che se voi date la risposta giusta vi aggiungono 1,5 punti, ma se date la risposta sbagliata vi tolgono 0,4, mentre se non date la risposta è 0 il punteggio di quella domanda. A quel punto, se siete proprio indecisissimi, non la sparate a cavolo, lasciate il punteggio, lasciate la domanda vuota in modo che il punteggio comunque non si abbassi, piuttosto che farlo per forza alzare sparando e magari invece facendo un errore. Molte domande sono trabocchetto, state molto attenti a questa cosa perché, come poi vedrete quando farete i quiz preparatori, ci sono sempre domande magari che ti dicono: vedi la risposta errata. E comunque, considerando il panico che c'è in quel momento, l'agitazione diciamo, della situazione, uno magari non lo legge, legge
la prima giusta e questa è la nette. Molti sono errata, quindi state attenti a questa cosa. Di solito nei quiz ve la mettono maiuscolo errata, così voi vi abituate a leggerlo e a rintracciarlo. Il tipo di domande, allora, parliamone un attimo. I quesiti di logica sono principalmente logica narrativa, potremmo dire, quindi è comprensione del testo. La maggior parte sono così. Ci sono anche quesiti sulla probabilità. Secondo me non bisogna fare il calcolo combinatorio. Magari quelle le regole un po' più di base, ma io l'ho studiato tanto inutilmente, sia per la cattolica sia per la nazionale. Non ci sono mai domande troppo approfondite. Invece fatevi bene soprattutto la logica, quella comprensione del testo, perché quelle secondo me sono quelle più complesse, più difficili, almeno nel mio caso erano quelle più complesse, e lì penso di averne sbagliate abbastanza, perché magari ti chiedono qual è la frase che meglio sottolinea il concetto principale del testo e ti sembrano tutte uguali, quindi quelle fatele bene ragazzi se vi dovete preparare. Quindi questa diciamo è logica. Le due domandine di cultura generale dovete avere fortuna, perché non possiamo metterci a studiare cultura generale dal mio punto di vista. Le 18 di biologia e le 12 di chimica fa sì che comunque necessita una preparazione di biologia e di chimica non indifferente, anche perché ci sono domande abbastanza specifiche di alcuni argomenti, tipo quest'anno che c'era la domanda che cos'è l'acrosoma. Ecco, l'acrosoma è una porzione di spermatozoo. Ora, io ci ho avuto fortuna perché sono quelle chicche che io mi ricordo e mi rimane in mente, e proprio quando la gente mi dice magari ma che te studi, e io invece sto lì tutta puntigliosa, quindi sono domandine un po' bastarde, ecco. Però se avete una buona preparazione di biologia è facile. Chimica studiatevela bene, ci sono anche domande su acidi e basi e sul pH, magari mettere in ordine di forza di acidità, diciamo della forza di quell'acido, la forza di quella base. Ecco, io quella parte al liceo non l'avevo studiata moltissimo e quindi lì mi sono trovata un pochino male. Infine ci sono 8 domande tra matematica e fisica. Quelle secondo me, ecco, matematica e fisica rivedetele un po', soprattutto se uscite allo scientifico, rivedetevi le formule generali, però non vi mettete a studiare troppo quelle materie, fatevi tanti quiz, che tanto sono sempre molto simili, soprattutto quelle di fisica non arrivano mai a programma troppo avanzato, rimangono sempre magari sul moto. Quest'anno c'era il moto, mi sembra, accelerato, comunque sono sempre molto simili. Ecco, concentrati più su logica, biologia e chimica, secondo me. Ok, come prepararsi al test? Allora, intanto i test che io ho utilizzato dei test che ho ricevuto e che quindi da una mia amica che è stata gentilissima e me li ha regalati, però ecco, io ho qualcosa da ridire a riguardo. Intanto vi parlo del primo. Questo qui lo acquistai perché, ecco, un'altra cosa che vi volevo dire. Per chi fosse di Roma o nelle zone limitrofe a Roma, la Sapienza organizzava sicuramente fino all'anno scorso un corso estivo che si chiamava Orientamento in Rete. Era un corso che vi preparava proprio al test di ammissione a medicina, facendo delle ore di lezione sia di biologia che di chimica, sia di un po' di tutto, quindi c'era anche matematica e fisica, proprio logica anche, c'erano le materie del test. Io mi ci sono trovata bene, l'ho fatto due volte, lo fanno invernale e lo fanno estivo, quindi per chi non l'avesse fatto invernale può farlo anche quest'estate. Secondo me è carino, soprattutto per ripassare, se uscite da un liceo scientifico, ecco, è per ripassare dal mio punto di vista. Magari vi dicono delle cose in più, come per esempio, come dicevo prima, acidi e basi da me non erano stati per niente trattati, però, cioè, non trattati così in modo approfondito come chiedono il test. Però ecco, se invece uscite da un altro liceo, secondo me sono importantissimi, perché io, con tutta la mia modestia, ci sono licei e licei, però un liceo di un altro tipo che non è scientifico ovviamente non va a trattare determinati argomenti. Poi magari uno ha un professore che è fantastico, parla di tutto e escono ragazzi del classico bravissimi, io ho molti compagni di corso del classico, però ecco, darci un'occhiata a questo corso non sarebbe una cattiva idea dal mio punto di vista. Costa 50 euro e sono 70 ore di lezione, se non sbaglio, quindi il prezzo è abbastanza basso. Bisogna iscriversi sempre prima Infostud, tramite Infostud vi scaricate il bollettino per il corso, e il corso si chiama Orientamento in Rete. Lì mi dissero di comprare questo testo, che è della Zanichelli, si chiama Unitutor Medicina, questo è del 2014, e due degli autori di questo libro sono proprio due dei
sono due degli insegnanti dei corsi, perché non so, ovviamente si è tanti lì, quindi bisogna avere fortuna e finire proprio in quel corso lì. Ecco, fortuna, sono bravi i professori comunque, però ce ne sono anche altri abbastanza qualificati. Questa Fatima Longo è la professoressa di chimica e Alessandro Iannucci è il professore di logica, proprio che fanno questi corsi. Questo è un buon testo, secondo me, per il prezzo che ha, costa circa 45-50 euro nuovo, costava, e è più piccolo rispetto all'altro che vi farò vedere, ma è abbastanza, diciamo, ricco di informazioni. Presenta appunto tutte le materie all'interno, divise in colori, in fondo ha i quiz e presenta anche i quiz degli anni precedenti, quindi potete darci un'occhiata e provare a farli. Magari io vi consiglio, prima fateveli un po' tutti, quelli generali, poi quando vi siete preparati utilizzate quelli degli anni precedenti per mettervi alla prova, non fate da subito gli anni precedenti. Non, secondo me non è neanche il tipo di esame che potete passare facendo soltanto i quiz, ecco, vi serve uno studio di base. E quindi questo qui non è male comunque per il prezzo che ha ed è carino. Certo, sono sempre cose abbastanza semplici, cioè non approfondiscono troppo. Un altro libro di cui vi volevo parlare, sul quale poi ho ristudiato, perché lì ho fatto uno studio generale io ho studiato tanto prima, ho studiato per un anno e mezzo prima, tra liceo e altri, diciamo, impegni, la maturità eccetera. L'altro libro su cui ho studiato è Lady Test, che credo sia molto simile all'altro test, quindi un libro di questo genere. E questo qui è medicina, odontoiatria e veterinaria. Vedete che, diciamo, il libro è abbastanza più alto e è bello bello tosto. Io non ho studiato proprio tutte le parti di questo libro, soprattutto la parte di biologia e genetica ho fatto da qua, e logica è comunque abbastanza semplice a livello teorico, e qui ho fatto più che altro biologia genetica e mi ci sono trovata abbastanza bene. È un po' più approfondisce un po' di più dell'altro, quindi lì ho fatto uno studio preliminare, potremmo dire, e qui dopo ci sono riandata sopra proprio nell'estate, agosto, mi sono chiusa su questo libro in gommone praticamente. E ecco, questo qui non è male, perché comunque sono dei libri che vi guidano molto, costano un po', questo costa di più, perché questo poi adesso vi faccio vedere a tutti gli altri fascicoli, quindi l'edizione completa costa abbastanza, da solo costa sempre 45 euro, però non ha dentro i quiz, se non sbaglio, tranne degli esercizietti a fine capitolo. E questo qui appunto approfondisce meglio. La cosa carina di questi testi è che vi fanno da guida, quindi vi fanno capire quelli che sono gli argomenti che di solito vengono chiesti più spesso, e senza di questo forse mi sarei trovata un po' dispersa. Secondo me il libro per studiare non è indispensabile, ecco, ci potete riuscire benissimo con i testi, con altri testi, cercando informazioni, se non avete necessità, cioè visto che anche fare il test è un costo, perché costa poi l'iscrizione, quindi è un macello. Se volete risparmiare sul libro, secondo me potete farlo, magari compratevi solo quello dei quiz e poi dopo cercate informazioni online, o magari su un libro, se avete qualcuno che conoscete che già sta in medicina, magari qualcosa di biologia potete, però in modo molto generale, perché sono argomenti che poi tratterete molto più approfonditi successivamente. Come dicevo, quel libro ha anche altre porzioni che sono ormai distrutte. Allora, questo fascicolo qui, che sono gli esercizi commentati, quindi se non riuscite a capire qualcosa, questo vi serve per spiegare, insomma, poi darvi una spiegazione da soli. C'è anche il CD di cui dopo parliamo, e poi c'è questo qui, che è il mega manuale di tutti i quiz. Molti di logica da qui non li ho toccati, ne ho toccati altri, diciamo, più che altro sempre biologia genetica, matematica e fisica e logica numerica, e l'ho utilizzato questo qua perché mi ci trovavo abbastanza bene. Fate di logica numerica soprattutto le regole della probabilità. Per quanto riguarda i test, questi qui in formato CD-ROM, questo, ecco, io non ve lo consiglio assolutamente. Come dire, allora, secondo me sono delle ottimi edit test, alfa test, questi qui sono molto utili per prepararvi a livello teorico, ma a livello poi dei quiz, soprattutto quelli online, questi sono veramente facili. Io mi sono trovata un po' spiazzata una volta arrivata lì, perché ho trovato un testo che era molto più difficile di quello a cui ero abituata, quindi vi consiglio di studiare online, cercare quiz online. Vi consiglio, io non l'ho mai utilizzato, però molte mie amiche me l'hanno consigliato, che si chiama Test Busters, se non sbaglio. Comunque è un sito e potete trovare lì i quiz che sono più difficili, e quindi anche se sono poi molto più difficili magari del test, sicuramente poi arrivate al test che siete preparatissime.
Un'altra cosa che vi volevo dire era non, diciamo, quando potete selezionare tutte le possibilità dell'università, ecco, mettetele tutte, lì potete scegliere in ordine di preferenza, ovviamente preferite quelle che volete preferire, quelle vicine a casa, quelle che pensate che siano gli atenei migliori, però mettetele tutte, perché se un anno non riuscite a entrare, se non riuscite a entrare all'università dove volete entrare, potete farvi un anno in un'altra università e credo che poi possiate chiedere il trasferimento, certo, economia permettendo e tutto il resto, perché vivere come fuori sede ovviamente ha il suo perché. Io l'ho fatto, cioè nel senso, io non so se ero disposta, sarei stata disposta a partire, però io misi tutte tranne le isole, mi sa. Poi sono rientrata dove volevo, quindi alla prima scelta, però ecco, e soprattutto controllate la graduatoria, perché se fate un punteggio non abbastanza alto per entrare subito, magari dopo un paio di mesi la graduatoria sale, perché molte persone cambiano idea, si sono già iscritte da un'altra parte e quindi aspettate di salire. Adesso, una volta entrati, c'è il macello delle iscrizioni, mi raccomando, non fate casino, dovete correre alle segreterie se c'è la capienza, ci saranno delle file assurde, ma voi fatele, state lì col vostro bollettino in fila, segreteria, banca, segreteria, e poi riuscite ad entrare. E come si entra ovviamente dipende dal voto, come stavo dicendo prima, cioè ogni università, ogni ateneo ha un suo limite di voto, che di solito sta minimo sui 29-30, l'anno scorso era così, forse 30-32 minimo, e poi vabbè al massimo, però ecco dipende, per esempio Sapienza mi sa che era 32-31-32, però ce ne sono altri magari che meno persone scelgono e quindi hanno possibilità di dare un posto anche a persone con un voto più basso. Comunque voi aspettate e controllate la graduatoria. L'ultimo punto del video, sta venendo un video lunghissimo, ho tantissime cose da dirvi, è per quanto riguarda le alternative. Non sono riuscita a passare, che faccio? Non sono riuscita a entrare, cosa faccio? Allora, come vi ho detto, intanto non fate soltanto l'esame a medicina, ma fatene tanti altri, provate tante almeno un altro paio secondo me, per lasciarvi le scelte, sia magari anche uno a numero aperto, perché non si sa mai. Io feci chimica a numero aperto e biotecnologie sempre a numero chiuso, e soprattutto fate delle università che poi vi permettono di far combaciare, diciamo, il percorso di studi con i primi anni di medicina, in modo che abbiate più o meno esami simili. Allora, è difficile, per quanto ne so, io non ho avuto questo problema, però so di persone che ce l'hanno avuto, far convalidare esami tra atenei diversi, quindi quello è proprio complesso. Se voi fate, che ne so, chimica a Siena, non lo so, poi dopo passare alla Sapienza e dire io ho fatto questi esami ma sono uguali a quelli che faccio qua, e loro ti potrebbero dire no, non te li convalido, quindi li devi rifare. Quindi vi consiglio di fare un altro corso nell'università dove poi vorreste entrare a fare medicina. E un'altra cosa che vi consiglio è che se fate questa cosa e siete sicuri che l'anno dopo volete entrare a medicina e volete rifare il test, e chi lo prova il secondo anno di solito entra, perché comunque ha fatto un corso di studi durante l'anno scientifico che gli ha permesso di approfondire quelle materie su cui magari non era preparatissimo l'anno precedente, e avete deciso di fare questa cosa, fate l'articolo 6, che è un tipo di, io non lo so sempre benissimo, comunque quanto ne so, è un progetto, una possibilità che avete di fare due esami di un altro corso di studi, quindi anche se non siete iscritti a medicina potete seguire le lezioni di due corsi e fare quelle lezioni di due corsi. E questa cosa secondo me è una figata, perché poi se riuscite a entrare l'anno dopo, certo magari ne avete date di meno del vostro corso di studi, però se riuscite a entrare l'anno dopo ce ne avete già due fatti e rimanete con un semestre in meno indietro praticamente. L'ultima chicca che vi volevo dare, proprio ultima per chi vuole, allora, la Sapienza permette, e questo lo dico perché molti non lo sanno e secondo me è sbagliato, permette da qualche anno, ecco, un corso di studi di eccellenza che si chiama SAS, Scuola di Studi Avanzati della Sapienza. Non tutti lo sanno, è un corso di studi difficile che voi potete fare in più oltre alla vostra facoltà se siete usciti con la maturità con un voto superiore a 90, e vi permette di fare esami in più, corsi in più, approfondire le tematiche trattate a lezione, perché ci sono 4 corsi, 2 umanistici e 2 scientifici, e insomma dovete riuscire ad entrare, sono pochi quelli che entrano, in tutti sono 16, quindi 4 per ogni corso, e vi permette questa cosa. Ovviamente ragazzi, se siete usciti con 100 alla maturità voi non pagate il primo semestre, mi raccomando, almeno la Sapienza, di tasse, ecco, non pagate la rata del primo semestre. Se riuscite a mantenere una tot media non pagate neanche più le rate, se riuscite a mantenere tutti i voti superiori al 27, mi sbaglio, ecco, con la SAS voi anche non pagate nulla, avete l'alloggio, mi sembra, la SAS, e potete anche
chiedere di non farlo. Ecco, io ero di Roma, cioè se fossi entrata avrei chiesto di non rimanere a dormire lì, però avete insomma vitto alloggio e forse dovete pagare forse qualcos'altro, non lo so, ecco, però e non dovete pagare le tasse universitarie che sono belle toste, soprattutto per medicina, preparatevi a spendere tanto, mannaggia, anche per i libri sono costosissimi, io mi confronto con gli altri, i ragazzi delle altre facoltà non pagano tanto quanto pago io. E la SAS appunto, se riuscite a entrare, siete tra i fantastici 16, dopo aver fatto sia un esame scritto, un esame orale, tosto ragazzi, perché io l'ho fatto, sono riuscita a passare pure all'orale, poi all'orale non l'ho passato perché impietrita, sono rimasta bloccata, però ecco, quella cosa secondo me è una genialata e se siete bravi, 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 e insomma, per medicina secondo me è un po' tosto come corso di studi in più, perché già medicina era una facoltà molto impegnativa, ci sono tante ore, soprattutto il primo semestre, state lì anche il pomeriggio, anche adesso sono sempre seminari e cose del genere, e, però... In linea generale è una bella iniziativa, quindi ve lo volevo dire. Comunque trovate tutto su internet, ve lo sanno spiegare meglio di me. Va bene ragazzi, questo video è stato veramente lungo, pesante. Io spero di essere riuscita a dare una risposta a quelle che sono le domande più frequenti. Qualsiasi cosa a cui io non abbia risposto, mi raccomando mettetelo qui sotto nei commenti, perché sarei contentissima di darvi una mano per quanto io ne sappia, perché mi trovo sempre spaesata e dispersa nel fantastico mondo dell'università e di medicina. Continuo a trovarmi e io spero che il video vi sia stato utile, soprattutto. Va bene, scappo. Un bacio ragazze, ciao.